collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Val Sugana, Peio, Val di Fassa, Funivie Folgari da Emma Rilleva. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. In questa puntata parliamo di neve, montagna e sport invernale, quindi mi raccomando, sciate con noi! Siamo a Malgaccioca, un tipico rifugio trentino posizionato sopra Pinzolo al cospetto delle Dolomiti di Brenta, patrimonio mondiale dell'umanità. In questo servizio presentiamo l'iniziativa Slow Food fra le Dolomiti. Slow Food è un'associazione nazionale che tutela i prodotti tipici locali, i prodotti tipici italiani. Sono 500 presidi in tutta Italia, di cui ben 16 in Trentino Alto Adige. Siamo con Stefano Plaz, che è il gestore da oltre 20 anni di questo bellissimo rifugio Malgaccioca. Slow Food fra le Dolomiti sono tre serate dedicate ai prodotti tipici del Trentino: sabato 14 di marzo qui a Malgaccioca, il 21 di marzo a Malgaritorto e il 28 di marzo a Cascina Zeledria. Un'iniziativa dell'azienda per il turismo di Madonna di Campiglio Pinzolo e Varrendena, dello Slow Food Giudicare e dell'associazione Valore Vacca Rendena, la mucca tipica del territorio. Ho presentato questa grande iniziativa Slow Food fra le Dolomiti, iniziata l'anno scorso. Stefano, una bella iniziativa per promuovere il territorio e i prodotti tipici della vostra valle. Assolutamente sì, e siamo stati molto onorati ad avere questa fortuna di poter fare questa cena l'anno scorso, lo siamo anche quest'anno, e ci tengo molto a dire che tendiamo a valorizzare la carne razza rendena e tutti i suoi derivati. E qui abbiamo una presentazione poi della cena che faremo questo 14 marzo. Allora, 14 marzo, ricordiamo Malgaccioca, il 21 Malgaritorto e il 28 Cascina Zeledria. Esatto. Tu, fra i tanti tipici prodotti del territorio, presenterai dei piatti tipici che noi in anteprima ce li stai svelando, ho già la collina in bocca. Quali sono i prodotti tipici del tuo territorio? Ma innanzitutto un risotto, che lo vediamo, con la dadolada di zucca, l'oganega nostrana e la birra dell'Ors, la birra locale qua del posto, e in una cialda di grana. E poi come secondo piatto abbiamo questo filettino avvolto in crosta di speck locale, noci del Bleggio e tartufo nero. E per concludere, i dolci tipici del Trentino e della Varrendena. Assolutamente, i nostri dolci fatti tutti in casa e ci teniamo molto anche a questi. Grande iniziativa, grazie a Stefano, ci è già venuta la collina in bocca. Noi andremo adesso ad assaggiare questi prodotti tipici qui della Varrendena. Per le prenotazioni sul sito dell'azienda per il turismo della Varrendena, campildolomiti.it. Mi raccomando, sabato 14 marzo Malgaccioca, il 21 Malgaritorto, il 28 Cascina Zeledria a Madonna di Campiglio. Mi raccomando, mangiate sempre i prodotti tipici del Trentino. Grazie Stefano. Grazie. In questo servizio siamo venuti a Sestriere durante la prova di Coppa del Mondo femminile, slalom gigante e slalom parallelo. Incontriamo il sindaco di Sestriere, Gianni Ponsè, nonché direttore della scuola di sci qui di Sestriere. Un grande evento per la Coppa del Mondo di sci qui, possiamo dirlo, 100 anni fa è nato lo sci, le Olimpiadi di Torino 2006, Mondiali 97, 67 edizioni della Coppa del Mondo qui al Sestriere. Qui è la storia dello sci. 15.000 persone presenti a vedere la Bassina, la Brignone, una grande soddisfazione, tu che sei anche nel comitato organizzatore. Sicuramente sì, è una splendida giornata e veramente il pubblico che sta arrivando supporta l'organizzazione al 100%, stiamo toccando i numeri che facevamo con Alberto Tomba qualche decennio fa e sicuramente l'organizzazione ha lavorato al meglio in pista e anche fuori pista con la parte logistica per dare il top. Sestriere è sempre stata patria di queste manifestazioni, che siano tornate qua queste manifestazioni per noi è fondamentale. E soprattutto è fondamentale per il futuro. State vivendo un grande inverno 2019-2020 che finirà dopo Pasqua, ma soprattutto state già pensando alle Olimpiadi 2006 fallite con Torino, vanno a Milano e Cortina, ma ai Mondiali 2029 presentate la candidatura come Sestriere dopo i successi dei Mondiali 97. La presentiamo, Sestriere non vuole rimanere in ombra, vuole continuare a essere presente in Coppa del Mondo. La candidatura mondiale è finalizzata a dare
un'ulteriore spinta a livello turistico organizzativo su tutti i fronti, e sicuramente con l'aiuto della Regione, del Comune e della Sestiere S.p.A. potremo veramente candidarci per un grande mondiale 2029. Un mondiale 2029, mancano qualche anno, ma soprattutto un grande inverno quest'anno, record di presenze, e questa è un'altra soddisfazione. Sicuramente sì, diciamo che con l'innevamento, il tempo bellissimo, abbiamo fatto record di presenze a Natale, siamo tornati anche con una tipologia di clientela top e quindi siamo completamente soddisfatti di questa stagione. Si preannuncia quindi un grande finale di stagione, chiudete a Pasqua, quindi c'è ancora tempo e voglia di sciare e di fare bei numeri. Sicuramente sì, e avremo ancora, ricordiamolo, i Casta, che sono i campionati internazionali delle truppe alpine a marzo, e chiuderemo con una grande Pasqua il 13 d'aprile. Siamo nella bellissima Val di Fiemme, una valle viva, una valle attiva fatta di 20.000 persone con diversi comuni, una valle che parte da Molina, da Castello e arriva attraverso Cavalese, Panchea, Ziano, Tesaro sino a Predazzo. In questo servizio conosciamo Elena Ceschini, che è la sindaca di Tesaro. Tesaro, con la sua famosa località Lago di Sedero, è stata sede di 3 campionati mondiali di sci di fondo, 91, 2003, 2013, e sarà sede dei Giochi Olimpici 2026. Una piccola cittadina nel centro del mondo, è fortunata, sindaco, a gestire questa comunità, questo bellissimo stadio e questi grandi eventi. Buongiorno a tutti, sicuramente insomma credo sia davvero insomma una grande soddisfazione per noi poter amministrare questo bellissimo territorio. Siamo fortunati come cittadini innanzitutto a vivere in questi bellissimi posti. Noi a Tesaro abbiamo questo spettacolare centro del fondo che ormai appunto è stato protagonista di ben 3 edizioni degli campionati mondiali di sci nordico, e quest'anno insomma è arrivata la bellissima notizia dell'aggiudicazione appunto di quella che sarà poi la disciplina dello sci nordico in occasione delle Olimpiadi 2026, quindi sicuramente tutti molto soddisfatti, la nostra comunità, il nostro territorio, la nostra valle è pronta per ospitare questo grandioso evento e siamo tutti pronti, stiamo già iniziando a lavorare in vista appunto del 2026, perché c'è tanto lavoro da fare. Siamo però fortunati perché comunque a Tesaro perlomeno abbiamo già delle strutture e un centro del fondo che è già insomma Tesaro famoso, è già tutto pronto, ma Tesaro è famoso per lo sci di fondo grazie alle sue impianti, ai suoi campionati mondiali, ma c'è un bellissimo anche una bellissima schiaria come Pampeago per lo sci alpino, avete una grande tradizione per i presepi nel periodo natalizio, quindi siete, come dice il vostro brand, una valle viva, una valle attiva, e Tesaro è all'avanguardia su questo. Siamo un paese sicuramente all'avanguardia appunto da tanti punti di vista, abbiamo un sacco di volontariato, abbiamo associazioni, abbiamo presepi, abbiamo tradizione, cultura, tanto sport, quindi insomma non ci manca nulla, no? Siamo pronti e tutti quanti insomma per aspettare questo evento del 2026 che ci vedrà ancora protagonisti. La stagione invernale 2019-2020 del Circo Bianco è ricca di grandi eventi e conclude la Coppa del Mondo di Sci Alpino la stagione a Cortina a metà marzo in preparazione dei Mondiali 2021. Ma a fine marzo ci sono i campionati italiani assoluti per chiudere la stagione. Quest'anno i campionati italiani assoluti si tengono qui nella bellissima schiaria di Pei, una schiaria che è posizionata nel cuore del Parco Naturale dello Stelvio. Si parte dai 1400 metri di Peio Fonti, arriva sino ai 3.000 metri di Peio 3.000. Parliamo di questi campionati italiani assoluti, un grande evento 24-29 marzo con il presidente delle funivie di Peio, Marco Dell'Eva. Un grande evento, i campionati italiani a fine stagione per la vostra bellissima schiaria, presidente. Sì, per noi è una grande soddisfazione, perché erano anni che a Peio non si svolgevano gare così prestigiose. La gara verrà disputata parte a Peio e parte al Passo del Tonale. Per le discipline tecniche, la nostra pista Seroden, sia maschile che femminile, slalom e slalom gigante. E invece per il Super G femminile, la nostra mitica pista Val della Mite. Aspettiamo la Goggia, aspettiamo tutti i grandi campioni italiani. I campioni che verranno qui,
gare che verranno divise con il vicino passo del Tonale e Ponte di Legno. Peio sempre di più attiva nel mondo dello sci, campionati italiani, un grande bellissimo colpo grazie al sindaco e al vicepresidente della Federazione Italiana Sport Invernali Angelo Dal Pez, nostro amico che salutiamo, e poi presenza anche nel Circo Bianco in tutto il mondo, perché avete preso due atleti importanti, la Curtoni e Mattia Casse, che stanno facendo bene in Coppa del Mondo di sci, che portano il vostro logo in giro per il mondo. Anche di questo siamo molto orgogliosi, due grandi atleti che si fregiano del marchio di Peio 3000, per noi un grande motivo d'orgoglio, una grande soddisfazione. Peio 3000, diciamo capitale dello sci italiano nel 2020, ma Peio famosa per essere nel Parco Naturale dello Stelvio, famosa per le sue terme, famosa per la sua acqua, conosciuta in tutto il mondo, una località che ha ancora dei sapori, ancora qualcosa da dire, che non è ancora, diciamo, troppo incontaminata, troppo toccata da, diciamo, dai fenomeni turistici di grande massa. No, la nostra è una località a misura d'uomo, sia per lo sciatore, grande emozione nella pista che ci contraddistingue, ma anche aspetti naturalistici importanti, aspetti che possono avvicinare l'uomo alla natura. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro. Scivola sulla neve, cammina e pedala sui sentieri. Le montagne e le colline del Piemonte ti aspettano. Piemonte, it's snow time. Comprensorio sciistico Alpelusa San Pellegrino. 100 km di piste e 24 impianti di risalita nel Dolomiti Superski. Adamello Ski Ride, sabato 18 aprile, settima edizione. Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta, 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta. La sua accelerazione è straordinaria, mi sorprende. Come può tanta energia essere così silenziosa? Nuovo Honda CR-V Hybrid. L'ibrido che non c'era, tuo con eco incentivo Honda fino a 5.000 euro. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito Sportador.tv, ora anche con i vostri digital device, come il telefonino e il personal computer, sull'applicazione sportador.tv, sulle smart TV di ultima generazione e su tutti i più importanti social media come Facebook, Dailymotion e YouTube. In questa puntata abbiamo parlato di neve, montagna e sport invernali. Noi ci vediamo fra 7 giorni, stessa ora, stessa frequenza, sempre per sciare con noi. Ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Moboni. In collaborazione con Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Val di Fiemme, Paganella Ski, Ponte di Legno, Tonale, Schirama Dolomiti, Adamello Brenta.